Lo so dove è andato. Era... non so, stava male. Aveva i riflessi appannati. A un certo punto ha quasi perso l'equilibrio. Poi diceva delle cose strane. Diceva che lei, generale, sapeva tutto fin dall'inizio. Oppure diceva che... insomma... a un certo momento gli ho chiesto quando tornava. E lui... lui ha... Che cosa ha detto? Io non... non torno. Che significa? Lo voglio sapere. Lei lo sa, vero? Sì. Io lo so. Davide, quando ha subito quell'attentato, i chirurghi non sono riusciti a rimuovere il proiettile. I medici gli avevano dato solo pochi mesi di vita. Che stai pensando? Niente. Guardo. Che cosa? Gli alberi, le nuvole. La ferrovia. È bello. Tutto. Lei lo sapeva. Ha preso le sue maledette informazioni. Sapeva che a Davide non restavano che pochi mesi di vita. E lei aveva... aveva bisogno di qualcuno che non avesse paura. Di uno che non avesse niente da perdere. È per questo che l'ha scelto, vero? Sì, giudice. È così. Dio, generale! Ma che cos'ha lei al posto del cuore? Non le è venuto in mente che magari a un uomo che sa di dover morire farebbe piacere poter raggiungere suo figlio, passare con lui gli ultimi giorni, oppure, non so, scrivere una lettera o starsene da qualche parte a riflettere, a piangere. Non ha mai avuto una vita normale, gli hanno tolto tutto. E lei gli ha tolto perfino il diritto di morire in pace. Ma perché? Perché? Davide l'aveva capito benissimo. È stato un patto senza parole. Ma onesto. Mi deve credere. No, non le credo. Non le credo. Ha dato il suo coraggio, ma io gli ho dato la possibilità di non accorgersi che stava morendo e anche di fare qualcosa di importante, che avesse un senso per lui e per gli altri. L'ultima occasione di stare insieme alla gente
questi 2 mesi insieme a lei.